Quindi si può come dire, ragionare anche sul merito, se il metodo è così palesemente, come dire, se il metodo falsa così palesemente in qualche modo, diciamo, la competizione, la scrittura delle regole. Molto semplicemente, in questo caso, come ha detto Giovanni, il merito e il metodo vanno dalla mano, perché noi stiamo discutendo, lui ha fatto un'analisi di cose di merito, però la modalità, il metodo che è stato raggiunto mette in discussione l'intero assetto, cioè nel senso che comunque la si vuole girare in democrazia, la scelta di una Costituzione, la scelta di modificare o di riscrivere la Costituzione prevede dei meccanismi di partecipazione, di consenso che non soltanto non sono stati raggiunti, non sono stati nemmeno ricercati. Perché ricordiamo la genesi veloce di questa operazione, che nasce dall'accordo tra un leader morente e un leader nascente, che ha retto come maggioranza, ma non maggioranza qualificata per evitare il referendum, che nel frattempo si è sfaldato perché il leader morente, sempre più morente, i pezzi della sua corte sono passati dall'altra parte. Più volte sono stati tentati nelle Camere, cioè nel Parlamento, il tentativo di allargare la platea, siccome c'erano molti, ci sono alcune cose condivisibili in questa riforma, ovviamente l'abolizione del CNEL, c'è un po' di ricottio, le province, io sono un feroce critico della riforma del Rio, che è la riforma che ha modificato, non cancellato, perché essendo costituzionali le province non potevano essere cancellate, adesso saranno cancellate in questo referendum, quindi noi se è fatto un giro, adesso ieri l'hanno sistemato, l'ho ricomprensione dei mercati, a fine dei giorni fa c'erano 4 metri di erba, perché abbiamo una riforma della provincia che in nome del costo della politica, cioè i consiglieri non sono più eletti da noi e pagati, anche se era poco quello che abbiamo pagato per fare quel lavoro, ma fanno valorosamente, guardano la consiglieria provinciale, valorosamente questo lavoro, essendo già avvolontariato in quanto consigliere comunale dei comuni che non prevede l'indennità, quindi un doppio volontariato che stanno facendo, ma soprattutto quella con la scusa del taglio del costo della politica, che è stato tagliato il trasferimento, l'ulteriore trasferimento di fondi elettori locali. Quindi le province sulla carta ci sono, forse le aboliremo, ma non sono state date le prerogative, le competenze delle province passate a nessuno, non sono dei comuni, non sono della regione. Quindi ecco, questa velocità nel fare le riforme con alcuni punti comuni, perché quella della provincia è l'inizio, poi è cambiato, ma l'inizio di questa riforma costituzionale era sui costi della politica. L'inizio, la prima, ecco, stanno lasciandosi dietro dei buchi terrificanti. Se vogliamo allargare il campo, la riforma sul lavoro, il Job Act, e lo dico per conoscenza diretta, per lavorando in un posto che grazie agli incentivi fiscali per l'assunzione a tempo determinato ha assunto diverse persone che erano già a contratto precario, perché non c'è stata un'assunzione nuova, sono state soltanto delle conversioni, in quanto era più conveniente economicamente, addirittura dei CocoPro. Questa cosa si è fatta in fretta, ci sono stati 400-500 mila contratti convertiti, l'anno prossimo finisce il terzo anno di travo, non si è fatto nessun intervento sul costo del lavoro, allo scoccare il terzo anno due terzi di quella gente viene cacciata fuori, perché si torna al costo del lavoro di prima, senza che sia variata una virgola, tranne che succeda qualcosa di miracoloso nell'ultimo anno, ma non ci si intorno. Ecco, questo pacchetto di riforme che ci è stato venduto come voluto dall'Europa, perché poi c'è anche tutta una narrazione attorno a questa cosa qua, cioè l'Europa non si è mai permesso, non si sarebbe mai potuto permettere di parlare di riforme costituzionali o addirittura di imporla come obbligo. L'Unione Europea, la Commissione, anzi l'Unione Europea, la Commissione Europea, l'unico problema che ha con l'Italia è il debito, il rientro del debito e i conti dello Stato. Poi come ottieni quella quadratura del cerchio, e figuriamoci quale Costituzione ti dai e quale assetto che ti dai, è una prerogativa sulla quale mai nessuno ha aperto bocca, però invece ce lo chiedeva l'Europa. Quindi c'è un po' questa degenerazione del concetto di riforma, cioè riformare, il verbo riformare non ha una connotazione progressiva o regressiva, buona o cattiva. Cioè io considero Margaret Thatcher una grandissima riformista, ma non sono d'accordo con due terzi delle cose che ha fatto. Ronald Reagan è stato un grande riformista nel suo paese, ma non ritengo personalmente che sia stato positivo.
tanti sono stati riformisti, nel senso che hanno riformato in fondo. Ecco, noi abbiamo perso la dimensione del concetto di riformare, che può essere una riforma positiva o può essere una riforma negativa, per prenderci soltanto una parte. Riforma uguale buono. Se noi riformiamo, l'Europa è contenta, la Merkel sorride, e vengono a farsi le foto sulle portaeree, basta riformare. Ecco, questa fretta nel voler far vedere che si riforma si sta lasciando su diverse cose che vanno appunto precedente, già successo, su diverse riforme che conosciamo in buona scuola, qualcuno ha capito il di più che ha dato l'educazione in Italia, la riforma della ricerca sta parlando, qualcuno ha capito ancora. Ecco, stiamo accumulando una serie di riforme di facciata, buone soltanto per i vertici internazionali, ma adesso arriviamo al dunque. Perché quando andiamo a toccare la Costituzione non parliamo più di una legge sul lavoro che la può cambiare il primo governo che arriva tra 5 mesi, cioè leggi ordinarie, ogni governo ha tentato a fare una riforma della scuola, siamo abituati, ogni governo ha tentato a fare una riforma del lavoro, la Costituzione non è facile modificarla, non è semplice metterci mano dopo, anche perché facciamo l'ipotesi, passa il referendum e non viene dichiarato incostituzionale l'Italia, facciamo il combinato disposto positivo per il governo. Chi vincerà le elezioni? Ho dei dubbi che vinca questo governo le elezioni. Chi vinca le prossime elezioni? Vai a modificare la Costituzione con quell'assetto. Cioè, con che numeri sarebbe possibile una riforma costituzionale con una maggioranza parlamentare conformata secondo queste regole? Allora, ripeto, sul lavoro o sulle province o sulle competenze di chi taglia l'erba si può sempre tornare indietro. Qua stiamo evocando una strada che se dovesse andare tutta così metterebbe in discussione anche la possibilità di metterci mano più avanti anche per modificarla, per migliorarla, per cambiarla. Questo credo che sia un limite, sia un paletto che non è possibile travalicare, perché qua veramente vai al cuore della questione, cioè fino a che punto tu sei sovrano per decidere. Voti meno cariche, hai i vincoli europei che insistono e come. Rischiamo, perché ancora non è finito il dibattito, rischiamo di avere dei vincoli extraeuropei, quel famoso accordo tra Stati Uniti e Europa che negozia fortunatamente in questo momento in fase calante, ma se dovesse anche lì farsi quell'accordo avremmo dei vincoli fortissimi su tutta una serie di aspetti che riguardano la vita quotidiana e avremmo una situazione quasi immendabile a livello di istituzione. Ecco, finché la gestisce qualcuno che fa la battuta può farci anche ridere, ma se questo marchingegno lo prende in mano qualcun altro, e penso a quelle forze che stanno diventando sempre più forti nel resto dell'Europa, cioè questo marchingegno in mano Salvini diventa molto pericoloso, cioè, come in Francia la Le Pen, quella famiglia lì prende in mano questo marchingegno e diventa molto pericoloso. Ricordate che 10 giorni fa Salvini ha detto: se io vincesse la prima cosa che sarei è dar mano libera alla polizia e all'esercito per andare avanti senza tanti problemi eccetera. Quindi abbiamo quelle pulsioni, le abbiamo. Questo sistema, chi piglia anche con il 20% che è il ballottaggio e attribuzione, prenderebbe in mano un sistema che è quasi bloccato nella possibilità di essere riformata e dove l'opposizione rimane semplicemente un fatto quasi di colore. Ci sono delle modifiche, alcuni pezzi, come dire, positivi in questa modifica, diciamo, in questa riforma, che non è prevista per una riforma ma è una nuova costituzione. Io penso, non so, adesso ne avevo segnati due, referendum propositivo è una cosa carina, le leggi di iniziativa popolare, l'obbligo di discussione alla Camera delle leggi di iniziativa popolare, cose che non avviene quasi mai nel nostro paese, le leggi di iniziativa popolare sono di fatto in questo ultimo vent'anni sono state un pro forma. Temo che continueranno ad esserlo e provo a dire perché. Allora, io faccio fatica, credetemi, in genere credo di non essere un settario in politica, non sono mai stato, ma faccio fatica a vedere pezzi positivi in questa riforma. Sì, c'è l'abolizione del CNEL, è un articolo della Costituzione, va bene, abolite il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e chi se ne frega. C'è l'abolizione delle province, ma c'è fino a un certo punto però,
anche qui vedete, anche il discorso sull'abolizione delle province, noi possiamo fare tutta la polemica che vogliamo sulle province, ma c'è, anche qui c'è molto di populistico, non erano matti i costituenti che hanno immaginato l'esigenza di un livello amministrativo provinciale. Lavoro in una scuola superiore in cui vengono ragazzi da diversi comuni, non potrà essere il singolo comune a gestire quella scuola, è razionale che ci sia un livello sovracomunale. Tanto è vero che nelle norme transitorie, sapete che ogni legge, compresa questa legge di revisione costituzionale, poi alla fine ha le norme transitorie, si introduce il tema che sta diventando sempre più importante dei cosiddetti enti di area vasta, di cui si discute molto anche a livello locale, no? Allora non ci saranno più le province, pensate un po', ma ci saranno gli enti di area vasta, perché è ovvio che ci debbano essere, delle istanze territoriali sovracomunali. Se una strada attraversa più comuni, se un fiume attraversa più comuni, se una scuola tiene studenti di tanti comuni, ci deve essere un livello amministrativo, però propagandisticamente posso dire abbiamo abolito le province, invece sottovoce dico sì, ci saranno però gli enti di area vasta. Quindi faccio fatica a trovare cose. Anche questa faccenda che dicono che sono stati aumentati gli strumenti di partecipazione popolare, attenzione, io ho la netta sensazione che sia uno specchietto per le allodole. Perché? Innanzitutto la riforma prevede un clamoroso rafforzamento del potere esecutivo, il governo, e un clamoroso indebolimento dell'autonomia del Parlamento, del potere legislativo. Quindi non dimentichiamoci mai questo sfondo. E poi proverò eventualmente ad argomentare meglio questa tesi, ma insomma già prima qualcosa ho detto al riguardo. Sostanzialmente le Camere saranno controllate direttamente dal governo, qui poi dovremmo parlare dell'Italicum. Non sarà più il Parlamento a controllare il governo, ma sarà il governo a controllare il Parlamento, che è un'aberrazione nel costituzionalismo, è una vera e propria aberrazione, e lo farà attraverso diversi meccanismi, poi vorrei riuscire ad esaminarne qualcuno. Ma per venire alla domanda che hai fatto, allora si dice sì, è vero, abbiamo rafforzato i poteri dell'esecutivo, i poteri del governo, ma abbiamo anche garantito meglio le opposizioni, perché abbiamo previsto un po' di cose. Primo, lo statuto delle opposizioni, è vero, però vi chiedo uno sforzo di attenzione, sentite che cosa dice esattamente il testo. Il regolamento della Camera dei Deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. Traduco: la Camera dei Deputati, che sarà eletta con l'Italicum e quindi che darà un abnorme premio di maggioranza al partito che avrà vinto con qualunque percentuale, bene, quella Camera farà, è un'altra riserva questa, farà il regolamento che dovrà disciplinare lo statuto delle opposizioni, quindi non è immediatamente operativo, non è immediatamente esecutivo, sarà la Camera, quella eletta con l'Italicum, che farà lo statuto delle opposizioni. Noi sappiamo che in Italia tra una previsione costituzionale e la sua effettiva attuazione possono passare decenni. È stato così per la Costituzione del 48, in parte persino fisiologico, ma insomma non immaginiamo che tutte le previsioni costituzionali trovino poi immediata applicazione. Statuto delle opposizioni, ma dicono i sostenitori del sì, non solo lo statuto delle opposizioni, abbiamo fatto anche altro nel nuovo articolo 71. Il nuovo articolo 71
è quello dedicato al potere di iniziativa legislativa, di cui ho già detto qualcosa, quindi chi può proporre delle leggi? Sapete che anche il popolo può proporre delle leggi. Allora, innanzitutto la cosa che invece è immediatamente operativa è quella che vi leggo. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 150.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Nella Costituzione vigente sono 50.000, quindi è stato innalzato da 50.000 a 150.000 il numero di cittadini che possono sottoscrivere una proposta di legge, appunto cosiddetta di iniziativa popolare. Questo è immediatamente esecutivo, quindi alla faccia della ho aumentato le possibilità di partecipazione, mi pare il contrario. Ma c'è lo statuto delle opposizioni, sì, ma nel senso che abbiamo visto prima. Sempre in quell'articolo 71 però si dice: al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, eccolo qui il tema della partecipazione, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, eccetera, 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 la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali, con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione. Ah, siamo alle solite. Allora, c'è un articolo che astrattamente prevede i referendum propositivi. Sapete che adesso i referendum possono essere solo abrogativi. Ma si dice che ci dovrà essere, primo, una legge costituzionale che dovrà stabilire come saranno questi referendum. La faranno i futuri parlamentari. Poi si dice che ci dovrà essere una legge ordinaria, quindi questa volta il rimando è duplice, ci dovrà essere una legge ordinaria che dovrà dire quali saranno le modalità di attuazione di quella legge costituzionale che attuerà il principio dell'articolo 71. Vi avrò fatto venire mal di testa, ma è quello che c'è scritto, è quello che c'è scritto. Allora non venite a raccontare che sono aumentate le possibilità di partecipazione. A me pare che questo sia la classica foglia di fico, lo specchietto per le allodole da vendere in campagna elettorale per giustificare invece il clamoroso trasferimento di poteri all'esecutivo, al governo e al premier in modo particolare. Quindi faccio molta fatica a individuare degli aspetti positivi in questa revisione. Aggiungo anche una cosa, che a proposito di partecipazione popolare, è stato cambiato anche qui in maniera farraginosa l'articolo 75. L'articolo 75 invece è quello che riguarda i referendum abrogativi, quelli che conosciamo tutti. Allora, è vero che esisteva un problema sui referendum abrogativi, è uno strumento in crisi, lo sappiamo tutti, non si raggiunge più il quorum, però a parte il fatto che uno strumento può essere in crisi per mille ragioni, che magari non hanno nulla a che vedere con la sua formulazione costituzionale, non è che la Costituzione è l'alfa e l'omega di tutti i problemi, non è vero. Ma a parte questo, è stato introdotto un elemento di complicazione, perché vi leggo la nuova versione dell'articolo 75. In particolare nel quarto comma si dice che la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e fin qui tutto resta uguale come adesso, no? Il 50% più 1, la maggioranza degli aventi diritto, o ecco il secondo caso: se avanzata da 800.000 elettori la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni alla Camera dei Deputati. Quindi voi sapete che adesso si fa il referendum abrogativo, se ci sono almeno 500.000 firme per la proposta di referendum, e poi quando si fa il referendum, se la metà più uno degli aventi diritto è andata a votare. Adesso si dice che se la proposta sarà avanzata da almeno 800.000 elettori,
allora non sarà più necessaria la metà più una degli aventi diritto, ma la metà di quelli che sono andati a votare alle ultime elezioni politiche. È una cosa irrazionale. Se è stata richiesta da un numero maggiore di cittadini, tu abbassi la soglia. Ma che vuol dire? No, per carità, non è questo il principale dei problemi della nuova revisione costituzionale, ma è per dire della modalità anche raffazzonata a volte, pasticciata, con cui sono stati fatti questi interventi sugli strumenti di partecipazione diretta.